ventesimo anno accademico dell'Università di Padova, Polo in carcere. Con una cerimonia sobria, nell'auditorium della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, è partito il ventesimo anno accademico in carcere, un progetto nato grazie alla collaborazione con l'Università Padovana e l'Istituto di Pena Cittadino. Oggi compiamo 20 anni di esperienza del polo universitario a Padova e sicuramente tante cose sono cambiate. Oggi abbiamo una vasta offerta formativa, abbiamo avuto tante soddisfazioni anche dagli studenti, e soprattutto abbiamo aperto una strada che oggi ha portato 40 Atenei in Italia ad adottare lo stesso tipo di progetti su 80 istituti penitenziari, per cui diciamo che gli altri guardano a Padova proprio per l'esperienza che abbiamo maturato in questi 20 anni. Sono 63 i detenuti studenti coinvolti, con percorsi di studio tra i più diversi. C'è chi sceglie ingegneria, chi preferisce veterinaria e chi infine opta per giurisprudenza. Un ulteriore strumento per permettere ai detenuti un reinserimento a fine pena. Abbiamo anche la possibilità di attivare attraverso la scuola, lo studio, il diritto allo studio, l'integrazione e la socializzazione tra i detenuti che appartengono a etnie e culture diverse. Quindi la scuola, l'istruzione unisce e prepara anche queste persone che un giorno faranno parte della comunità esterna anche ad essere integrati in una società che è in continua evoluzione anche da un punto di vista culturale ed etnico. Ora, grazie anche a 21 tutor, gli studenti detenuti possono seguire delle lezioni in carcere. Quest'anno, devo dire per la prima volta, dei corsi anche all'interno del carcere. Un corso nel primo semestre congiunto tra studenti detenuti e studenti esterni. È stata un'esperienza veramente importante e gli studenti esterni sono stati molto contenti di poter avvicinarsi a questa realtà, che ovviamente è una realtà difficile da avvicinare, e gli studenti detenuti hanno proprio detto esplicitamente di aver ritrovato un minimo di libertà anche nella possibilità di confronto.